Allora, questo video oggettivamente è strano, strano perché per chi magari mi seguiva e mi conosceva sa benissimo che io sono prevalentemente un sonaro, non di quelli sfegatati nel senso che esiste solo Sony e tutto il resto è merda a priori, però effettivamente io ho sempre avuto tutte le console PlayStation, quindi PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e adesso la PlayStation 4. E probabilmente tra l'altro tra poco pure una PlayStation 4 Pro. Però effettivamente pensare di iniziare a fare il primo unboxing del nuovo canale così non me lo sarei mai aspettato. Ebbene sì ragazzi, mi sono comprato un Xbox One S. No ragazzi, non mi sono rincretinito né rincoglionito. Ho preso l'Xbox One, c'è un motivo dietro a questo acquisto. Allora, tutto risale diciamo un mesetto fa. Un mesetto fa mi sono comprato la One da 1 TB, quindi la FAT. E me la sono comprata perché ho trovato una buona offerta. Ho venduto la mia PS Vita insieme a tutti i giochi, visto che era una consola letteralmente abbandonata da anni ormai, neanche da mesi. Praticamente con 60 euro di differenza, adesso non chiedetemi i giri che ho fatto, ne ho fatti tanti. E mi sono preso la tera di The Division. The Division ovviamente l'avevo rivenduto, ovviamente al momento dell'acquisto. E mi sono portato a casa un mesetto e mezzo fa la mia Xbox One da 1 TB. L'ho usata 2 volte, non l'ho neanche poi realmente provata, perché di lì a poco, quindi qualche giorno dopo l'acquisto, ho scoperto che poi sarebbe uscita appunto da GameStop la Xbox One S con FIFA 17 a 2,99. La mia, dandola dentro, mi sembra un gioco ad merdam, come dico io, veniva valutata, vabbè qua si indovina, che cazzo me ne frega dalla scatola, veniva valutata dandola dentro 250 euro, quindi capite bene che con 50 euro mi portavo a casa una console migliore, molto più piccola, perché già prendola, cioè mettendoli insomma insieme alle altre console la One da 1 TB, la vecchia, mi sono reso conto di quanto cazzo era abnorme nelle dimensioni, sia come console sia come alimentatore, era una cosa indescrivibilmente oscena. E quindi, vista la possibilità con poco di riuscire a abbassare il prezzo, di cambiare console, scusate, ho detto ok, lo faccio. La console però Microsoft l'ha fatta arrivare in ritardo perché l'avevo prenotata, ma ho dovuto aspettare fino ad oggi. E siccome è arrivata in ritardo appunto per colpa del fornitore, GameStop ha ben, diciamo, ben deciso, e sono tra l'altro contentissimo di questa cosa, di scontarmi la console di 40 euro. Quindi al posto di 2,99 me l'ha fatta pagare 2,59. La mia valeva 2,50, con 10 euro ho fatto il cambio. Vi spiego intanto che apriamo il tutto perché l'ho comprata la One in generale, quindi una console Microsoft, per 2 motivi. Primo, perché ero curioso, e secondo me quando si è curiosi è sempre un bene, perché cose si possono conoscere, sapere e giudicare soltanto una volta che le si è conosciute. Secondo motivo, perché mi interessa, e questa è la verità, provare finalmente le esclusive. Allora ragazzi, partiamo prima di tutto dal contenuto, diciamo, che c'era nella scatolina laterale. C'è ovviamente all'interno il cavo HDMI, vabbè la dotazione è sempre la stessa ormai per le console HDMI, l'alimentatore. Oh, ecco questa ragazzi è la prima vera grande differenza, l'alimentatore. Come vedete l'attacco è diretto, non c'è più quel cazzo di mattone che se lo tiravi in testa a qualcuno gli aprivi la testa a metà oltre che ucciderlo. Finalmente si sono adeguati, l'alimentatore è integrato nella console, non è più esterno, e quindi il cavo, come vedete, è molto simile, se non addirittura penso sia lo stesso della PlayStation, quindi della PlayStation 3, della PlayStation 4, ma i cavi sono quelli. E poi il pad, là che bello. Sto guardando se ha delle particolari differenze. Credo che qualcosina di diverso ce l'abbia. Non chiedetemi cosa perché non lo ricordo. Sono sicuro però che la cosa che cambia rispetto a quello bianco vecchio è che qua dietro è tutto bianco. Perché mi pareva di ricordare che il precedente pad bianco, quindi la prima versione del pad della One, era nera qua dietro. Quindi anche il mio D-Code qua dietro era tutto nero. E la parte davanti invece, e questa qua laterale, era colorata. Tra l'altro le batterie le avevo tenute, ma come vedete mi hanno messo, ce ne sono dentro due della Duracell. Questo vabbè è sempre una nota negativa della Xbox, il fatto che le pile vanno messe delle pile, insomma, ecco, non c'è la batteria integrata. Vedrò di recuperare una batteria al litio e buonanotte. Ma cosa, qua si è incastrato tutto, no? Ok. Eccola qua, finalmente, eccola qua. E poi c'è la console. Ecco, scusate ragazzi se per il primo video unboxing c'è un'inquadratura un po' così, ma devo un attimo, a parte riprendere la mano, ma devo riuscire anche a ritrovare una postazione e soprattutto un cavalletto decente, perché ho tirato fuori un cavalletto vecchio ed è un po' mezzo sgangherato, quindi abbiate pazienza almeno per i primi video. Mamma mia, se è la metà dell'altra. Oh, finalmente, adesso la faccio vedere anche a voi. Eccola qua. Cosa c'è da dire? Non tantissimo, nel senso che la console, come vedete, è penso la metà, se non in altezza, perlomeno in larghezza, perché come vedete è piccolissima, pesa ancora tantino, devo essere onesto, rispetto alla PS4, ma oddio, forse siamo lì. Diciamo che adesso somiglia molto di più a una PlayStation, nel senso che come dimensione siamo lì ed è molto più sottile. Poi, come vedete, qua c'è sempre, vabbè, è rimasto sempre uguale, ovviamente, la parte legata al lettore, quindi per inserire il disco. Qua c'è una roba che è da rimuovere.
e noi la rimuoviamo perché ci sta sul cazzo, molto meglio così. Qua c'è un'entrata USB, qua invece c'è quello, questo tastino qua dovrebbe essere, non si vede forse perché è nella parte nera, dovrebbe essere quello della sincronizzazione dei pad, perché vedo che c'è il simbolo appunto della sincronizzazione. La skin è molto semplice, c'ha questa parte qua tutta forata e tra l'altro si intravede anche il buco penso della ventola qua dentro, non so che cazzo ci sia. Questa parte invece è bianca opaca, non è lucida fortunatamente, con il logo vedete qua dell'Xbox qua di lato, e dietro qua come vedete ci sono tutti i vari attacchi, quindi ci sono altre due entrate USB che davanti non ci sono perché ce n'è soltanto una, quindi altre due. Poi c'è il cavo, vabbè, l'attacco per l'Ethernet, i vari cavi, insomma questo qua per esempio quello delle cuffiette mi pare, penso che sia un ingresso cuffia audio, qua ci sarà l'ingresso dell'alimentatore. E qua invece c'è i due ingressi HD, uno in entrata e uno in uscita. Minchia, mi stava prendendo un coccolone perché mi stavo domandando, ma a un certo punto ho tirato fuori la cosa e ho detto tutto bellissimo, ma FIFA? Qua dentro poi non mi ero accorto, c'era praticamente un cartonato, anche qua un cartoncino. Dentro c'è il gioco ovviamente in versione digitale, come vedete c'è scritto full game, vedete? Quindi è gioco completo. E dovrebbe esserci anche all'interno il codice per avere un mese di EA Access, che tra l'altro mi incuriosisce non poco. E a questo punto, per completare il video, visto che appunto gli acquisti dei videogiochi che ho fatto li ho fatti in concomitanza con quella da un tera, ma sti cazzi ve li faccio vedere adesso, ho comprato un po' di giochi esclusivi per l'Xbox, quindi che voglio giocare. Il primo è Titanfall, che ho recuperato tra l'altro, ragazzi, se vi interessa, da GameStop, lo trovate ormai a, pensate come cade lo scontrino, che lo vendono a 6 euro mi pare, ma proprio come usato addirittura. Io l'ho già giocato su computer, quindi l'avevo già giocato con i ragazzi su PC, mi era piaciuto abbastanza. Poi mi sono comprato altra esclusiva della One, che è Rise, anche questo qua l'avevo preso su computer, quindi da Steam, l'avevo comprato anche questo e non mi ricordo il prezzo, questo probabilmente l'ho pagato tra i 15 e 20 euro, una roba del genere. Purtroppo il problema del gioco, che in realtà è anche la cosa bella, è che la grafica, insomma il computer mio non reggeva, ecco, molto sostanzialmente. Poi altro acquisto che ho fatto, questo è veramente un affarone, è l'Halo Master Chief Collection, l'ho trovata a 10 euro usata, 10 euro usato l'ho trovato da MediaWorld, infatti c'è ancora un residuo di bollino di MediaWorld. Questo qua dovrebbe contenere, se non ricordo male, tutti gli Halo, quindi dal primo al quarto. Poi mi sono recuperato un gioco che mi incuriosisce tantissimo da quando è uscito, Sunset Overdrive, questo qua l'ho preso anche questo da MediaWorld a 10 euro. Questo qua mi incuriosisce tanto perché mi ricorda tanto Infamous come tipologia, magari dico un'eresia, però mi piace tanto questa cosa di poter andare in giro con dei poteri per la città, muovermi e quant'altro. È molto più irriverente, però, cioè, so benissimo che, come si vede tra l'altro anche dall'immagine di copertina, in questo gioco può succedere di tutto di più. Ho visto anche dei gameplay e dei video, mi ha sempre incuriosito già dal tempo quando ero uscito. E poi in accoppiata mi sono preso questi altri due giochi, che probabilmente sono uno dei principali motivi, se non il principale motivo per cui ho preso l'Xbox One. Uno è questo, che è Forza Horizon 2, preso anche questo a 10 euro da MediaWorld, usato sempre. Vabbè, qua c'è poco da dire, ragazzi. Cioè, io che ho la PlayStation, purtroppo ancora non ho un gioco degno di macchine, di guida, tranne Formula 1 che è uscito, quindi quello va riconosciuto ed è un gran gioco. Però di giochi, diciamo, di guida di macchine da strada o comunque da gara, arcade come in questo caso di Forza Horizon, o più simulativo come nel caso di Forza Motorsport 6, non ci sono così belli. Questo invece l'ho preso, mi pare, sui 25 euro, 30 euro, se non ricordo. E ho fatto un buon in un negozio e l'ho comprato. E tra l'altro adesso è uscito anche Forza Horizon 3, sicuramente lo prenderò, però aspetto perché vorrei almeno prima provare almeno e giocare Forza Horizon 2. E basta, ragazzi, quindi non c'è nient'altro da aggiungere. Questi sono praticamente gli acquisti, il primo unboxing, dai, il primo video acquisti che faccio, quindi l'Xbox One S, finalmente anch'io, oddio, stavo per dire sono un boxaro, non sono un boxaro, però diciamo mi affaccio per la prima volta al mondo Xbox e farò dei video, magari vi saprò dire poi le mie impressioni, magari sia caldo e poi più ragionate. So che arrivo tardi perché l'Xbox è uscita 500 anni fa, però io meglio tardi che mai, come si suol dire. E basta, ragazzi, se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete mi piace, iscrivetevi al canale, scrivetevi ovviamente nei commenti se voi anche voi avete un Xbox, se anche voi avete acquistato, poi avete fatto il cambio con l'Xbox One S, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, botta la telecamera.